Simona, dai, è una giornata bellissima, vieni in acqua. Ma non hai caldo? Ma no, guarda, sto bene così. Anzi, ho freddo fino alla punta delle dita. Ok, ma forse non vuole fare vedere la pelle, la capisco. Ciao amici di YouTube, lo sapete vero che a ogni effetto corrisponde una causa? Ti consiglio di ascoltare bene questo video fino in fondo. Sto parlando di una legge naturale, niente nasce dal caso e anche tutti i disturbi del corpo hanno una causa fisiologica e anche più sottile. Le malattie non sono tegole che cadono dal tetto e colpiscono per caso chi passava di lì, come spesso ci fanno credere. Non è così. Ma andiamo con ordine. Che cos'è la psoriasi? Chi ne soffre la conosce bene, conosce il disagio dovuto al prurito, alla mobilità a volte dolorosa, al fatto di dover nascondere le macchie e spesso non poter mettere i vestiti che piacciono, soprattutto in estate. Ho conosciuto diverse persone che anche in estate giravano con le maniche lunghe, i pantaloni e le scarpe chiuse per non mostrare la pelle che si squamava. La psoriasi è un disturbo della pelle che si manifesta inizialmente con macchie di forma solitamente rotondeggiante, che poi si seccano e formano delle squame bianche che prudono e danno fastidio. E dove compare? Soprattutto in zone nevralgiche del corpo, come ginocchia, gomiti, orecchie, cuoio capelluto e nelle pieghe cutanee, come inguine e ascelle, ma può comparire anche in altre zone del corpo e coprire aree molto estese. Ma perché viene la psoriasi? Qual è la sua causa? Come spiego nei miei video, ogni disturbo fisico ha anche un risvolto sottile, simbolico. Spesso nasce prima nella sfera psico-emotiva e poi si manifesta nel corpo. Ci sono molti studi a dimostrazione di questo principio. È lo stesso meccanismo per cui prima pensiamo internamente di fare un'azione e poi la facciamo esternamente. È importante capire anche l'aspetto simbolico per poter guarire completamente. Da questo punto di vista, la psoriasi sembra colpire le persone che non si sentono a loro agio con se stesse, non si sentono bene nella loro pelle, non si riconoscono pienamente nella vita che fanno. La psoriasi può colpire anche persone che vorrebbero cambiare vita, addirittura cambiare identità. Non si accettano per come sono. Come affrontare questi aspetti? Per fortuna ci aiuta la natura e in questo video vi descriverò 6 consigli per uno stile di vita che tiene lontana la psoriasi. Per prima cosa, una parte fondamentale della cura è accettarsi e volersi bene. Ma come si fa a volersi bene, direte voi? Avete ragione, non è sempre facile, ma potete iniziare con questo mio video e mettere subito in pratica. Fate pace con voi stessi e poi fate pace con l'ambiente circostante. Prima di vedere gli altri 5 importantissimi consigli che riguardano anche l'alimentazione, vi ricordo che queste indicazioni naturopatiche e altre per oltre 100 disturbi le trovate in uno dei miei manuali di salute naturale e in particolare il manuale moderno di naturopatia, di cui metto info nell'info box qui sotto. E vi è piaciuto questo video? Allora mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video e per tante altre informazioni sulla salute naturale basta iscriversi al mio canale. È facilissimo, basta un clic, così, e attivate le notifiche. E poi fate come me, diventate portatori sani di salute naturale. Condividete queste informazioni con i vostri amici e se pubblicate i miei video sui vostri social potreste essere utili a molte persone. A questo punto ecco gli altri 5 comportamenti consigliati in caso di psoriasi.
1. Seguire un'alimentazione alcalinizzante, quindi tanta frutta e verdura cruda tutti i giorni. 2. Bere molta acqua naturale durante il giorno ed evitare assolutamente l'alcol. 3. Non fumare, perché il fumo acidifica tutto l'organismo e fa male. 4. Cercate di non indossare tessuti sintetici perché irritano la pelle impedendole di traspirare. 5. Assicuratevi un buon riposo e fate un po' di meditazione per limitare i danni dello stress, che è un attivatore della psoriasi e quindi un nemico. Ricordate che una pelle sana riflette un organismo sano, per questo bisogna averne sempre una grande cura, naturalmente. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! All'oraggio con se stessa, sì. Thank you.